in collaborazione con Remax Essenza, il più grande centro di mediazione immobiliare Remax di Como. Le persone sono la nostra forza e il nostro valore. Unisciti a noi. Together is better. Ben ritrovati a tutti voi cari amici, care amiche di Angoli, grazie per essere stati con me in questa lunghissima settimana, tantissimi sono stati gli ospiti, ma anche questo venerdì sera vi darò degli ottimi motivi per restare assolutamente con me. Innanzitutto vi ricordo la nostra mail, quindi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it e siamo, come ho detto, alle porte del weekend, un weekend importantissimo per un'ottima ragione. Ce la racconta il primo ospite di questa sera, è collegato con me Francesco Maino. Ciao Francesco, ben ritrovato! Ciao Dolores, grazie mille dell'invito. Allora, io lo dico in maniera davvero frizzante perché voglio sollecitare tutti quanti nel partecipare domani a un momento davvero importantissimo, perché torna la colletta alimentare, così? Esattamente, domani in 100 all'incirca supermercati in tutta la provincia di Como torniamo in presenza a fare, a proporre a tutte le persone che vorranno la colletta alimentare. Torniamo dopo chiaramente un break forzato per ragioni di forza maggiore, torniamo in presenza dotati di Green Pass con circa 1000 volontari che vi inviteranno a fare un'azione concreta, semplice e per le persone più bisognose. Bene, c'è un grande testimonial che ce lo ricorda e io chiederei alla regia di mandarlo subito in onda. Vediamo di chi si tratta. Sì, amore, ma chiedi alla mamma quale olio devo prendere. L'olio, quello fatto con le olive. Grazie. Poi? Gli omogenizzati di frutta. Ma tu hai 6 anni. Tu prendili. Poi, pelati, carne in scatola, 20 lattini di fagioli. Ma perché è tutta sta roba? È per il banco alimentare. Il 27 novembre partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Fai un gesto concreto per chi è in difficoltà. Allora prendo tutto e mi raccomando, di' alla mamma di farla anche online. Francesco è davvero un personaggio importante che offre la sua notorietà e la sua generosità per una ragione importante, che è quella di essere generosi con chi ha più bisogno. Che dici? Sì, assolutamente. Chiellini si è reso copartecipe nel rendere pubblico e nel far conoscere ancora di più la colletta alimentare, che quest'anno, come da 25 anni, torna in presenza nei vari punti vendita che aderiscono all'iniziativa, e il fine, come è sempre stato, è per un bene o per una generosità nei confronti di chi ha più bisogno. L'invito è semplice, nel senso che il domani 27 novembre potrete andare a fare la spesa e ricordarvi di chi ha più bisogno, acquistando, come ci ricordava lo stesso Chiellino, degli alimenti di cui abbiamo più bisogno del solito, come per esempio olio, pelati, sono poi gli alimenti che si vedono anche sul manifesto, olio, pelati, carne in scatola, tonno, omogenizzati di frutta e legumi in scatola. Quindi questi sono gli alimenti, come ben dicevi Francesco, che servono di più, quelli che poi magari riescono anche a durare di più nel tempo, ormai lo sappiamo perché, come ricordato, questa è la 25esima edizione, da 25 anni ci invitate ad essere generosi, a partecipare a questa raccolta, però ricordiamoci di donare, anche di raccogliere gli alimenti adatti a questo tipo di fine, vero? Assolutamente, hai fatto bene a sottolinearlo. Chiaramente chiediamo a chi generosamente donerà gli alimenti domani nei supermercati gli alimenti a lunga conservazione, certo, in modo tale che nei mesi successivi alla colletta alimentare possiamo ridistribuirle sul territorio comasco alle 55 strutture caritative che operano a sostegno di circa 10.000 persone indigenti sulla provincia di Como. Ecco, questo, allora vengo subito
a sottolineare questo aspetto, perché entri già nel merito e ci stai già dando dei dati che sono importantissimi, perché di fatto le necessità, credo anche complici la pandemia e tutte le complicazioni che a cascata, non solo sanitarie ma anche di altra natura, ha creato, abbia fatto in modo che siano sempre di più, ahimè, le persone che magari si trovano in stato di necessità. Come sta andando la situazione? È esattamente così. Negli ultimi due anni già vedevamo, prima della pandemia, un aumento delle persone che chiedevano un aiuto alimentare. La pandemia ha acuito questa necessità e noi, come dire, come è nella nostra mission, nella mission del Banco Alimentare, cerchiamo di aiutare tramite strutture caritative sul territorio queste persone che comunque stanno aumentando nel tempo. Lo facciamo con le formule più diverse, ma sostanzialmente fornendo a queste persone degli alimenti, cioè quello che necessitano per almeno mangiare. E quindi l'invito è veramente di fare un gesto concreto, molto concreto, che è quello di donare parte della propria spesa per queste persone. Certo, allora io intanto voglio sottolineare, Francesco, che appunto la giornata di sabato 27 novembre sarà una giornata nella quale fortunatamente tornate anche in presenza con i volontari, perché per esperienza personale ti dico che vedersi arrivare incontro i vostri volontari con il sacchettino che ci sollecitano, insomma, è una cosa in più, perché chi osa dire no, guarda, non ho tempo, non ho voglia, si fa, e come se si fa anche due o tre sacchetti, ma non è tutto, perché la possibilità di aiutare non si conclude in questa giornata, perché c'è anche una card che si può acquistare. Sì. Ce ne parli? Così andiamo avanti poi anche nei giorni che arrivano dopo, vai! Assolutamente, il 27, l'hai sottolineato bene, ci saranno i volontari in presenza, a cui per storia le persone sono più propense a dire di sì, cioè a donare parte della loro spesa. Sull'esperienza fatta l'anno scorso, dove abbiamo fatto la colletta con una forma e una formula diversa, la riproponiamo anche quest'anno, cioè dalla domenica successiva, cioè il 28, il giorno dopo domani sostanzialmente, ci sarà la possibilità fino al 5 dicembre di andare negli stessi supermercati e continuare a donare non alimenti ma le card. Ci sarà la possibilità di passare semplicemente in cassa con le card che saranno sui vari punti vendita aderenti, una card dal taglio di 2, 5 o 10 euro e continuare a fare del bene. Questa card, che potrebbe sembrare dematerializzata, nella realtà alla fine del, o meglio dopo il 5 dicembre, si tramuterà in alimenti, anche in questo caso, per andare a alimentare quello che raccoglieremo a questo punto dal 27 novembre al 5 dicembre per le persone che hanno più bisogno, sostanzialmente. E tra l'altro mi piace sottolineare che, come hai detto bene tu, il valore di questa card, insomma, io credo possa essere affrontata davvero da moltissime persone, perché partiamo dai 2 euro, se non mi sbaglio. Quindi si fa a dire di no? Bisogna assolutamente farlo. Anche perché io credo, Francesco, non so se sei d'accordo, ma è un gesto di grande democrazia, visto che di questi tempi cerchiamo di condividere tutto e di fare il bene del prossimo, per esempio passando anche attraverso le vaccinazioni e quant'altro, perché sappiamo bene che servono a tutta la comunità e per poter ripartire. E a tal proposito dobbiamo ricordarci, con un profondo senso di democrazia, anche di chi è rimasto un pochino indietro anche per colpa di questa pandemia, e quindi a maggior ragione cerchiamo di essere solidali, di fare forza anche per essere democratici. Che dici? Sono d'accordo ed è uno spunto molto interessante. La prima democrazia che stiamo affrontando è sicuramente la vaccinazione. La pandemia ha acuito, come dicevamo prima, il fatto che alcune persone, alcune situazioni si sono sicuramente aggravate, e l'uscire dalla propria comfort zone, uscire dal proprio guscio,
facendo un gesto di solidarietà verso l'altro, è un momento di ripartenza, è un momento di condivisione, è un momento di democrazia. Quindi assolutamente facciamolo, possiamo farlo in presenza domani, okay? Ma possiamo continuarlo a fare con tagli assolutamente democratici o abbordabili a tutti anche dopo domani. Fino al 5 dicembre. E poi anche dopo, perché io mi ricollegherò con voi per sapere cosa è successo, quali sono le necessità e tutto quanto. Quindi io con questo saluto e ringrazio Francesco Maino, che è stato con me per il lancio di questa colletta alimentare nella sua 25esima edizione, appunto domani sabato 27, ma non dimenticate che dal giorno dopo ci sono le card. Francesco, io, se sei d'accordo, ti saluto qui, rimandiamo lo spot e andiamo in pausa, va bene? Grazie infinite. Ciao, grazie a voi. Buona colletta. E a domani. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Vai con lo spot. Sì, amore, ma chiedi alla mamma quale olio devo prendere. L'olio, quello fatto con olive. Grazie. Poi? Io magenta di frutta. Ma tu hai 6 anni. Tu prendili. Poi, pelati, carne in scatola, 20 lattini di fagioli. Ma perché è tutta sta roba? È per il banco alimentare. Il 27 novembre partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Fai un gesto concreto per chi è in difficoltà. Allora prendo tutto e mi raccomando, di' alla mamma di farla anche online. Partecipate assolutamente alla colletta, io vi aspetto tra pochissimo qui ad Angoli.